Hola, buona nieto, Tom, buonasera a tutti qui da Radio Barza Italia su Radio Roma Futura.it, ma in podcast, ma in diretta eh, Facebook, pagina Radio Barza Italia e ovviamente anche sul canale YouTube, come in studio non poteva mancare il nostro. Alberto Sflago, Polinori. Hola, salve a tutti, un'altra ricca puntata con tanti commenti e tante notizie qui a Radio Roma Futura.it Allora tanti commenti, tante notizie come dice il nostro Alberto, andiamo in onda questa sera perché nel nuovo format comunque dobbiamo fare il punto sulla Liga, dobbiamo parlare del della Liga, in de, della Liga Indesa di basket e della Entrata del Barça giovedì nell'Eurolega, eh, che comincerà poi ovviamente il Barça Palamano con la Liga Asobale e la Champions, e la pretemporale del Barça B, ovviamente notizie di calcio mercato. Allora, punto liga, punto liga, punto liga, e allora noi facciamo entrare il nostro ospite, come al solito Roberto Bucci, Passione Liga. Ciao Roberto, buonasera. Ciao Roberto, buonasera. Ciao Max, ciao Alberto, buonasera a tutti. Allora, eh, io snoccio le risultati e poi lascio la parola a Roberto per, per il punto sulla Liga. C'è stata ecco, questa terza giornata. Comunque, parziale il Madrid ha fatto due partite. Il Barça una, l'Atletico una, vede il pareggio tra Alavés e Getafe 0 a 0. A Valencia 1 a 1 tra Valencia e Huesca vince la Real Sociedad sul campo della neopromossa Elce 3 a 0. Vince il Madrid con tante polemiche eh, del VAR, ovviamente, dell'arbitraggio eh, a casa del Betis Balompiede al Benito Villamarin 3 a 2. Vince il Levante a. In Navarra contro a Paplona contro lo Sasuna 3 a 1, vince di nuovo esternamente la Del Club Bilbao nel Derby Basco con Leibar 2 a 1, stravince la Delico Madrid al Vanda Metropolitano 6 a 1 con anche una doppietta di Luis Cito Suarez, entrato al 71, due gol e una assist, il Ciarrua 1 a 1 tra Valladolid e Celta De Vigo a Cadiz e il Seviglia soffrendo però vince 3 a 1 in questo derby andaluso e poi chiude il Barça con un 4 a 0 rotondo al Via Reale, ieri sera l'abbiamo commentata. Eh, la classifica vede, vede eh, davanti eh, il Vetis Siviglia con 6 punti in 3 partite, anche il Granada a 6 punti in 3 partite, 5 punti la Real Sociedad, 5 il Celta Vico a 4 il Valencia a quattro il Real Madrid però a due partite eh, anche il Getafe ha due partite, quattro punti, tre partite quattro punti per il eh, Via un tre punti all'Atletico Madrid e al Barça e al Siviglia con una partita tre punti con due partite al Levante, tre punti con tre partite allo Sasuna, tre punti ai, ai baschi dell'Atletico del Club eh, Bilbao con due partite per tre punti con tre partite al Cadiz e poi due al, all'UE due al Valladolid tutte e due ovviamente con tre partite con tre partite un punto Leibar e il Deportivo alla chiude a zero punti con una partita l'Elce allora Roberto che, che giornata è stata secondo te e, e qual è stata la sorpresa eh, e, e, e quale invece se ti aspettavi un risultato rotondo dalle due esordienti cioè Barça e Atletico de Madrid Diciamo che prima di tutto era molto attesa questa giornata perché era la prima in cui tutte le 20 squadre scendevano in campo dopo le prime due in cui eh, erano scesi a pezzi per dei rinvii ora abbiamo potuto vedere tutte le squadre in campo e farci una prima idea e, risultati rotondi di Barça Atletico mi aspettavo, nel senso, mi aspettavo che partissero forte entrambe le squadre da una parte con l'arrivo di Suarez che comunque ha portato entusiasmo in tutto il gruppo, dall'altra comunque ero convinto che Coman volesse partire bene con la sua avventura al Barça, quindi era inevitabile che avrebbe cercato di vincere a tutti i costi. E sono state due vittorie convincenti, entrambe sono diciamo, le due squadre che vengono promosse a pieni voti da questa giornata, l'Atletico... Eh, che non ci ha abituato negli ultimi anni a delle goleade, è partito con questo 6-1 al Granada eh, sono andato a cercare la quinta miglior partenza in Liga della storia dei colcioneros, questa qui ed è il terzo risultato più rotondo da quando c'è Simeone in panchina quindi un risultato molto attitico come l'atletico, sono andati a segno tutti gli attaccanti tutto il reparto offensivo casi Sussioni il Ciolo e ha venti dalla fine, è entrato appunto il pistoletto Suarez, pure al Positivo di Costa, che ha fatto assist per Marco e poi doppietto. Quindi si è presentato alla grande al suo nuovo pubblico che ovviamente non era presente al bando del metropolitano, ma ha visto, ha visto da casa la partita. E invece, poi la sera si è conclusa la giornata al Camp Nou con questo Barça che ha tritato il Villarreal nel primo tempo, quattro reti in grande spolvera su fatti il classico 2002 si è presentato con una doppietta ha festeggiato così alla grande la firma sul contratto in prima squadra e quindi subito protagonista e dall'altra e l'altro protagonista è sempre Messico, ovviamente che inventa anche da fermo, si è, si è, ha, ha realizzato il rigore del 3-0 e quindi sono i due protagonisti della prima uscita del Barça. Con anche comunque un cutigno che si è presentato, si è comprato bene, ha fatto l'assist per il 2-0 ad Ansufati L'unico diciamo del reparto offensivo che forse non ha convinto è stato ancora una volta Grisman, purtroppo, perché si è visto poco nel video del gioco e il tecnico a fine gara, tra le righe, ha mandato un messaggio alla società: di prendergli un altro numero 9, anche se ormai manca una settimana al fine del mercato ed è difficile che possa arrivare qualcuno di. Diciamo di livello, ecco, un nome di livello si rischia alla fine di prendere un altro brightweight. Quindi queste sono state le due squadre che hanno convinto di più nella giornata. Sabato sera Real Madrid 3-2 contro il Betis faticando perché comunque il Betis ha perso nella sostanza, ma non in quello che ha fatto vedere in campo. Diciamo il pareggio sarebbe stato più giusto perché il Betis era giocato alla grande, ha messo. In serio pericolo il Real Madrid con questi due gol in due minuti in cui è andato in vantaggio fino al primo tempo. Poi, come si dice, il detto della barile dove c'è barile c'è casa, noi possiamo dire dove c'è Real c'è polemica, insomma. <ride> perché, perché sì, allora l'espulsione di, di Emerson un po' discutibile perché probabilmente c'era il stato, stato fuori gioco prima di Jovic quindi andava a donare tutto il rigore poi ai limiti si può dare pure però sono sempre dei casi al limite e comunque un Real che vince ma non convince ancora in difficoltà ha i soliti blackout che ha presentato nella scorsa stagione e Zidane ancora non ha trovato la quadra, sta insistendo con Odegaard che però ancora non è entrato nel gioco non riesce a trovare dei partner ideali a Benzema in avanti infatti, sta ruotando un po' tutti ma non riesce a trovare i titolari in attesa che si recuperi Hazard questo è un po' il quadro delle tre big diciamo il quadro delle tre, delle tre big senti io ti giro tante cose che sono ieri ci sono arrivate eh, direttamente dalle domande dei nostri ascoltatori eh, nella, nel, nel post partita chiedevano che pensavamo eh, sulla pole di questa liga. Tu se dovessi fare una griglia di partenza di una di una gara di Formula 1, anche viste queste prime giornate, che cosa metteresti davanti? Sì, è difficile giudicare da queste poche giornate, anche al mercato ancora aperto, però ci si può fare già un'idea. Io metto ancora il Real favorito perché comunque sono i campioni in carica e hanno mantenuto la struttura della scorsa stagione. Hanno venduto solo due suberi come Ames e Bale, che appunto non, non facevano più comunque parte del progetto tecnico di Islanda. Quindi loro per me sono favoriti. E al secondo posto probabilmente mettere l'Atletico Madrid, eh, perché, come ho detto prima, con l'arrivo di Suarez, la squadra qui si tocca più fiducia, viene da un anno di rodaggio. In questa possiamo dire un nuovo progetto di Simeone. Perché è stato fatto un cambio generazionale la scorsa stagione. Sono andati via dei senatori e sono arrivati giocatori nuovi. Che ora, dopo un anno sono rodati, e sono pronti, secondo me, a dare l'assalto alla Liga e provare a rivincere dopo sette anni. E ovviamente, quasi alla paricola tecnica, ovviamente il, ba il Barça, perché più che altro perché appunto bisogna ancora vedere. Come si comporterà nelle prossime uscite? Ecco, è andata benissimo in questa prima. Ora arrivano altre due partite difficili: Al Balaidos col Celta giovedì sera e poi arriverà il Sevilla a domenica sera. Due, due impegni già che potranno dire qualcosa in più su questo nuovo Barça. E quarto il Sevilla, perché comunque è una squadra che ha vinto l'Europa League, questo, come l'Atletico Madrid, è una squadra rodata già da un anno di Lopeteghi ha messo nel motore qualche nuovo giocatore. Eh, probabilmente eh, ieri ha faticato bisogna dire ha vinto tra uno una vittoria da grande squadra con, in casa del Cadiz però ha, ha faticato perché è andato in svantaggio e poi lo è stato bravo nei cambi perché ha messo Munir l'ex Barça appunto ha deciso la partita con un gol e poi con l'assistare a Crice nel finale penso che a Sevilla per competere per il titolo manchi un attaccante di livello di peso se arrivasse quello però è difficile in una settimana allora si potrebbe mettere ancora più sul serio. Senti, i, vabbè, poi parliamo delle, di, quello che, mh, di quello che è il Celta, il prossimo avversario, avversario del Barça. Però tornando alla questione eh, polemica del, del, del Madrid, eh, ma tu credi realmente che si fi, eh, finirà come... Il, cioè, cominciato come è finito? cioè con questo Real Madrid che è aiutato dal VAR e dagli arbitri e eh, pensi che poi verrà squalificato Pellegrini perché si parla di addirittura tre giornate di squalifica per le dichiarazioni che ha detto, ricordiamo Pellegrini avrebbe detto che è molto difficile battere il Real Madrid, gli arbitri, il VAR e insomma tutto quello che c'è intorno al Real Madrid. È stato veramente pesante in conferenza stampa, si vocifera dalla stampa dalla caverna mediatica madridista che eh, si possa avere possa tre o quarto giornale di squalifica pensi che avverrà questo e che o che eh, si calmeranno un po le acque dando la soluzione a Pellegrini e cercando di cambiare le cose o sarà una stagione come quella che abbiamo visto al a, a, a Benito Villa Villamarin? No, io non penso che Pellegrini venga verrà squalificato ho sentito la sua conferenza post partita e eh... Non è stato per niente offensivo alla fine, perché lui viene accusato di essere stato offensivo verso la cassa vitale, mentre ha semplicemente detto: È difficile giocare contro il Real Madrid, eh, poi ti danno un rigore contro, un'espulsione. Eh, però non l'ho visto come una, un qualcosa di offensivo, ecco quindi non vedo assolutamente il motivo per cui debba essere squalificato, perché ho letto che sì. il regolamento quest'anno è diventato molto più aspro per questo tipo di situazioni, verso, cioè per delle dichiarazioni offensive verso l'operato arbitrale, si va dalle 4 alle 12 giornate addirittura di squalifica, però non penso proprio, forse rischia qualcosa il portiere, cioè il portiere Robles che è stato un po' più duro nelle dichiarazioni, a Pellegrini non penso proprio. E